Sarai Teens Digital Radio. Siamo in compagnia di Claudio Fava, deputato del gruppo Misto, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Lei oggi è intervenuto a Restart Talk, quindi anche lei al Festival della Creatività Antimafia e dei Diritti. E non le chiederò una sintesi del suo discorso perché, come le ho detto prima, mi hanno detto che ha parlato 25 minuti. Io in realtà voglio subito rompere il ghiaccio chiedendole di partecipare al nostro sondaggio. Legalità fa rima con... Non con felicità, ecco. Purtroppo. Perché mi sembra una parola a cui abbiamo affidato troppe speranze e troppe ambizioni. Legalità dovrebbe fare rima con responsabilità. Io penso più a un tempo di responsabilità, dove c'è consapevolezza, dove c'è impegno, dove ci metti la faccia. Legalità è così, è lì, è una regola, una norma, un precetto di legge. L'importante è rispettarlo, è come il catechismo, come recitare un paternostro e sentirti in pace con te stesso. Responsabilità è una cosa che ti mette uomo tra gli uomini, in gioco, in campo. Mi dispiace, però avverto un po' di preoccupazione nella sua voce. Immagino che il suo lavoro non sia proprio un lavoro semplice. Non sono temi allegri, ma è la preoccupazione di un paese che scopre che il tema della lotta alla mafia è diventato un tema abbastanza marginale. Anche se poi la mafia lo possiamo tranquillamente dire, anche perché lo leggiamo tutti i giorni, è ovunque. Le grandi maglie della mafia, sì. La grande piovra, una volta se ne parlava di più anche attraverso la televisione, no? Temo che quando diciamo ovunque diciamo che non è in nessun posto, invece bisogna, questa diciamo, la lezione che io ho appreso da giornalista per 30 anni, le cose vanno raccontate per nome e cognome, la mafia è in molti luoghi, bisogna chiamarli per nome e cognome, i luoghi, coloro che li abitano, ciò che fanno, ciò per cui restano impuniti, dare corpo, fisico, senso, fiato a ciò che altrimenti resta soltanto una metafora. Invece la mafia è fatta di persone in carne ed ossa e di coloro che li hanno aiutati, che li sostengono, che li proteggono, che ne traggono profitto, anche questi con i loro nomi e cognomi. Lei parla però di responsabilità, perché associa la mafia alla responsabilità, alla lotta? La lotta alla mafia, la responsabilità, perché per troppo tempo noi abbiamo delegato la lotta alla mafia, abbiamo delegato a magistrati, qualche giornalista, forze dell'ordine, a chi stava in prima linea, abbiamo delegato la nostra indignazione, il nostro dolore alla liturgia dei morti, bastava ricordarli una volta l'anno per sentirci in pace con noi stessi, abbiamo delegato all'esteriorità di una lotta alla mafia che invece ha bisogno di essere interpretata da ciascuno. L'abbiamo delegata a chi viveva a Palermo 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, si pensava che fossero loro i nostri tutori, la nostra rappresentanza, la nostra rappresentazione della lotta alla mafia. La lotta alla mafia vive nell'esperienza quotidiana di ciascuno di noi, sul piano geografico, dei mestieri, delle professioni. E parlando proprio del suo mestiere, sì. Che cosa consiste? Cioè, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Sei giornalista, io considero quello il mio mestiere. Vicepresidente no, della purtroppo Commissione antimafia qui vicepresidente di una commissione che da 50 anni si occupa in Italia di capire come cambia questo fenomeno, come, dove, quanto cresce e di costruire strumenti per combattere sul piano legislativo, sul piano normativo, sul piano culturale, indaga, investe su queste indagini autorità e autorevolezza che non sempre appartengono ad altri mestieri. Noi possiamo fare cose che altri non possono fare. Fatte bene ci permettono di sapere, di far sapere che cosa sia diventata davvero la mafia. Secondo lei qualcosa è cambiato? È cambiato tutto. Cambia tutto, anche se le parole di riferimento restano le stesse. Una volta i capi della mafia si chiamavano Riina, Provenzano. Ovviamente io parlavo dei meccanismi, no? E investivano in giardini, castelli e ville. Adesso Matteo Messina Denaro investe in fondi sovrani, in aziende di grande distribuzione. Una volta la mafia ammazzava per dimostrare di esserci, di essere forte. Adesso la mafia tace e corrompe, che è un modo per essere ancora più forte e più autorevole. Noi la ringraziamo, ma prima deve salutare Sarai, la radio dei ragazzi. Un saluto a una radio dei ragazzi e aspetta a voi.
affari vostri, ah, orgoglio vostro, forza vostra. Ottimo, quella che riuscite a fare. Grazie mille, allora salutiamo Claudio Fava. Grazie a voi, arrivederci.